Ciao, grazie, benvenuto su questo canale, bentornato, se questa è la prima volta che ci segui, benvenuto, piacere conoscerti. Io sono Gamaliel Nyonsaba, sono il fondatore del sito permessodisoggiorno.org, benvenuto in questo viaggio nella giungla. Quale giungla? Stiamo parlando della giungla dei permessi di soggiorno, come lo sapete, un viaggio molto complesso per poter riuscire a regolarizzare il suo soggiorno in Italia. Quando arrivano in Italia, i rumeni, i polacchi, i sloveni e così via, anche i croati, anche loro devono regolarizzare il loro soggiorno. Ciao, benvenuto in questo nuovo episodio in cui spiego tre documenti importanti che vengono rilasciati ai cittadini che vogliono soggiornare sul territorio italiano dopo 3 mesi. Quindi, come sapete, quando chi arriva in Italia vuole rimanere dopo 3 mesi, quindi 90 giorni, deve chiedere un permesso di soggiorno. Ma alcune persone non chiedono il permesso di soggiorno, ma devono allo stesso tempo regolarizzare il loro soggiorno. Quando regolarizzano questo soggiorno, viene lasciato un documento. Come si chiama questo documento? Conosci almeno come fanno, per esempio, alcuni cittadini di alcuni paesi che non sono per forza stranieri, che sono paesi che sono anche addirittura sul continente europeo, come possono procedere quando vogliono vivere permanentemente sul territorio italiano? E sai, per esempio, come si distingue chi ottiene questo soggiorno permanente, essendo cittadino europeo, e la persona che ottiene un permesso di soggiorno, quindi quello con lo status di permanente, ma che proviene da un altro paese? Quali sono i requisiti per poter chiedere questi documenti? Ecco, lo spiego brevemente e ti darò i chiarimenti che ti aiuteranno a capire se anche tu hai dei requisiti o se conosci qualcuno che magari sta pensando di regolarizzare il suo soggiorno sul territorio italiano. Allora, andiamo in ordine. Allora, condividi con altre persone che conosci, soprattutto che hanno bisogno di questo chiarimento, e vediamo come uno viene regolarizzato sul territorio italiano. Tante persone che arrivano in Italia possono rimanerci fino a 3 mesi senza dover chiedere un permesso di soggiorno, e anche addirittura i cittadini europei che vengono in Italia per motivo di turismo possono rimanerci fino a 3 mesi senza chiedere un permesso di soggiorno. Ma se il loro soggiorno supera questi 3 mesi, devono anche loro chiedere e regolarizzare questo soggiorno. Allora, qual è la procedura da seguire? Allora, partiamo dal primo documento che sarebbe l'attestato di soggiorno. Ecco, l'attestato di soggiorno è un documento che viene lasciato ai cittadini, diciamo, europei, quindi che provengono da un paese membro dell'Unione Europea che vogliono vivere e lavorare in Italia. Oppure, se non lavorano, dimostrano di avere i mezzi economici per vivere regolarmente sul territorio italiano e quindi superando i 3 mesi previsti. Allora, questo documento è molto semplice perché non va richiesto alla questura, ma può essere richiesto direttamente all'ufficio anagrafe del comune dove si vuole stabilire la residenza. E questo attestato di soggiorno ha una durata di 5 anni, ha un formato A4. E soprattutto quindi permette di vivere regolarmente sul territorio italiano, essendo cittadino di un paese membro dell'Unione Europea. Questo è un documento importante perché, per esempio, alcuni cittadini che provengono, come sapete, dalla Romania, dalla Polonia oppure da altri paesi che sono recentemente entrati a fare parte dell'Unione Europea, non sanno che quando arrivano in Italia i rumeni, i polacchi, i sloveni e così via, anche i croati, anche loro devono regolarizzare il loro soggiorno, devono chiedere questo attestato di soggiorno per poter vivere e lavorare regolarmente in Italia. Ecco,
Vedremo dopo questi 5 anni un altro documento che possono chiedere e qual è la procedura che bisogna seguire. Ma nel frattempo qualcuno ci chiede, ma allora come si fa a distinguere questa loro soggiorno, quindi che va fino a durare addirittura fino a 5 anni, come uno fa a distinguerlo dal permesso di soggiorno o di lungo periodo che viene rilasciato appunto ai cittadini stranieri? Appunto, come lo dice il termine stesso, è un permesso di soggiorno che viene rilasciato ai cittadini che non provengono dall'Unione Europea, ma provengono da paesi terzi. I paesi terzi sono i paesi cosiddetti extracomunitari. Quindi le persone che vivono in Italia e con un permesso di soggiorno regolare, dopo 5 anni possono chiedere il permesso di soggiorno o di lungo periodo, se ci sono i requisiti. I principali requisiti sono ovviamente quindi 5 anni obbligatori per tutti, e poi gli altri requisiti comuni sono per esempio la conoscenza della lingua italiana fino al livello A2, oppure la dimostrazione di avere un'esenzione da questo test di conoscenza della lingua italiana, e c'è anche l'idoneità alloggiativa, quindi dimostrare che uno ha un alloggio idoneo per sé, anche per tutti i membri del nucleo della sua famiglia. Ci sono altri requisiti che vi lascerò magari nella descrizione, in modo che possiate conoscere come uno fa a chiederlo. Questo permesso di soggiorno o di lungo periodo conferisce uno status permanente e poi anche dà la possibilità di accedere anche per esempio all'impiego pubblico, a partecipare per esempio all'alloggio sociale del comune e così via, a tanti altri servizi e bonus che sono previsti ma che pongono questa condizione. In alcuni casi quindi chi non ha questo permesso di soggiorno non può accedere a questi benefici sociali che ci sono. Ecco, questo permesso di soggiorno o di lungo periodo viene richiesto non dai cittadini che provengono dai paesi dell'Unione Europea, ma soltanto da coloro che provengono da un altro paese che non è dell'Unione Europea. E quindi i requisiti sono importanti, e tutti quanti, che siano europei che siano anche extraeuropei, devono essere puliti, se posso dire così, devono non essere pericolosi per la sicurezza pubblica. Questa è la condizione. Chi viene giudicato come pericoloso per la sicurezza pubblica, in questo caso può non avere diritto a questo documento di soggiorno. E poi un terzo documento che vorrei chiarire in questo episodio di oggi riguarda il documento di soggiorno permanente per i cittadini UE. Allora, e quindi il primo documento di cui abbiamo parlato, attestato di soggiorno, viene richiesto dopo 3 mesi di, diciamo, che uno vive in Italia. Se questo documento di soggiorno viene rilasciato, l'attestato di soggiorno dura, diciamo, in genere 5 anni. Dopo 5 anni è possibile, se ci sono tutti gli altri requisiti, chiedere il documento di soggiorno permanente destinato ai cittadini dell'Unione Europea. Allora, cosa succede? Uno lo va a chiedere, come fa anche di solito, andando al comune, all'ufficio anagrafe del comune, e poi quando ottiene questo documento di soggiorno lo può anche chiedere per i suoi familiari. Contrariamente al permesso di soggiorno o di lungo periodo di cui abbiamo parlato, anche i familiari possono avere diritto a questo documento di soggiorno permanente. Cosa vuol dire questo? Esiste qualcosa che viene chiamato il diritto derivato, nel senso che chi ottiene un documento di soggiorno permanente destinato ai cittadini dell'Unione Europea lo ottiene, anche i suoi familiari, per esempio i suoi figli, anche loro lo possono avere. Contrariamente al permesso di soggiorno UE di lungo periodo, e per poter averlo ogni persona deve avere vissuto regolarmente in Italia per 5 anni. Invece per quanto riguarda il documento di soggiorno permanente di cittadini UE non è il caso. Ecco, questo è un altro documento, quindi facilmente si può confondere, e poi quando uno lo chiede non utilizza il kit.
il kit postale viene utilizzato per chiedere il permesso di soggiorno UE di lungo periodo e tutti gli altri permessi di soggiorno, mentre per quanto riguarda l'attestato di soggiorno, anche il documento di soggiorno permanente per i cittadini UE, bisogna andare direttamente al comune di residenza, perché appunto per loro la procedura è stata semplificata, quindi possono regolarizzare il loro soggiorno tranquillamente senza nessun problema. Ecco, i requisiti sono importanti in ogni categoria, quindi rimaniamo a disposizione. Se vuoi chiedere uno di questi tre documenti di soggiorno, non esitare a contattarci, valuteremo se hai tutti i requisiti oppure se c'è bisogno di aspettare ancora un po' per poter chiederlo senza aspettare tanto oppure senza sprecare soldi e tempo. Ecco, se hai ancora bisogno di chiarimento, non esitare a contattarci, ti spiegheremo altri dettagli su questo. Vi lasceremo altre informazioni, video che spiegano altri tipi di permessi di soggiorno nella descrizione. E grazie, ci vediamo prossimamente con altri episodi che spiegano altri temi che sono altrettanto importanti. A presto, alla prossima. Ciao ciao!